Ciao, sono Luca Veneri del gruppo Remark. In questa serie di video voglio parlarti della gestione del tempo e come renderlo efficace per i nostri impegni professionali e personali. Ora vediamo gli ultimi punti della lista che ci aiuterà a migliorare la nostra gestione del tempo. Punto 13. Usa le tecnologie per condividere le informazioni. Sul mercato ci sono diverse soluzioni tecnologiche che potrebbero aiutarti nella gestione della tua lista delle cose da fare, ma soprattutto potrebbero venirti in soccorso nella gestione delle tue attività. Alcuni strumenti sono l'estensione dei social che possono velocizzare il tuo lavoro, i gruppi WhatsApp, i gruppi privati su Facebook, le videochiamate come Skype, Zoom, Teams, eccetera. Io uso questi strumenti, ma solo per le comunicazioni. Se ciò che ti serve invece è qualcosa che possa essere utilizzato come repository di documenti file, ti consiglio un software dedicato alla gestione degli adempimenti ambiente, sicurezza, formazione e medicina del lavoro. Perché quelli elencati prima non ti daranno nessuna garanzia dell'archiviazione dello storico. In pratica, se la gestione del servizio, per esempio Facebook, volesse chiudere le porte, sarebbe autorizzato a farlo e noi perderemo tutto. In commercio di questi software gestionali ne esistono diversi e se avrai bisogno sono pronto a darti qualche indicazione sulla scelta. Contattami. Punto 14. Stabilisci un momento della settimana per pianificare. Tutte le cose vengono create due volte, una nella mente e una nella realtà, anche un'ottima pianificazione. Che sia durante la settimana, il sabato mattino o la domenica sera, prendi un momento dedicato alla programmazione della settimana entrante. In questo momento potrai riflettere sui progetti aperti, stabilire priorità, fare liste, eccetera. Punto 15. Impara a dire no. Impara a dire no a tutto quello che non si allinea con le tue mete, con i tuoi valori o con la tua etica personale e professionale. Impara a dire no alle persone demotivanti, a quelle che rubano solo tempo, a quelle che con te non si sono comportate correttamente, a quelle che pretendono di avere da te dando poco o niente e da quelle che ti fanno sentire inadeguato. Impara a dire no a quei clienti che vogliono tanto senza mai dare niente. Impara a dire no a chi ti tratta male. Ricordati che sei un essere prezioso. Impara a dire no al tuo passato e a dire sì al tuo futuro. Punto 16. Non fermarti se non hai completato i compiti della lista. La maggior parte di noi aspetta di aver completato tutti i compiti di routine, come ad esempio aver risposto a tutte le mail, aver ritornato tutte le telefonate, aver fatto tutte le commissioni abitudinali, prima di dedicarsi alle attività che creano un grande impatto per il futuro. Come abbiamo detto all'inizio con la regola 1, se operi in questo modo, tali attività di routine si espanderanno e occuperanno tutto il tuo tempo disponibile, impedendoti di dedicarne almeno un po' a costruire il tuo futuro. Un classico caso dove il tuo senso di responsabilità ti uccide, condannandoti a rimanere nel presente o peggio ancora nel passato. Stabilisci in anticipo del tempo in cui ti dedicherai al futuro e, arrivato a quell'ora, lascia perdere le mail o i progetti incompleti. Ci sarà un sacco di tempo in seguito per portarli a termine, ma non ci sarà mai tempo sufficiente per andare nel futuro. Punto 17. Fai partire i progetti importanti delle tue mete. Nella parabola dei pani e dei pesci, Gesù non aspetta di avere abbastanza pesci e pagnotte per sfamare la folla che si è radunata di fronte a lui, ma dà ordine di cominciare a distribuire quelle che hanno. Egli sa che la divina provvidenza si prenderà cura del resto. Quella parabola è un'eccellente metafora per la vita e soprattutto per la gestione del tempo. Anche se non ti sembra di avere tempo per quel fantastico progetto, non aspettare di avere i pesci per sfamare tutti prima di cominciare a distribuirli. Comincia. Se cominci vedrai che magicamente la provvidenza si prenderà cura del resto. Nessuna grande organizzazione è stata costruita da uomini senza fede. Se applichi correttamente e con costanza, sarai in grado di dominare il tempo e non farti dominare da esso. Per non perdere informazioni iscriviti al canale del gruppo Remark per essere avvisato per primo quando esce il nostro prossimo video.